Isaia, capitolo 64. O squarciassi tu i cieli e scendessi, davanti a te sarebbero scossi i monti, come il fuoco accendi i rami vecchi, come il fuoco fa bollire l'acqua. Tu faresti conoscere il tuo nome ai tuoi avversari e le nazioni tremerebbero davanti a te. Quando facesti le cose tremende che noi non ci aspettavamo, tu discendesti e i monti furono scossi davanti a te. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un altro Dio all'infuori di te agisse in favore di chi spera in Lui. Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia, a chi camminando nelle tue vie si ricorda di te, ma tu ti sei adirato perché abbiamo peccato nel tempo passato, ma noi saremo salvati. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia è come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si rivesti per attenersi a te, perché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalla nostra iniquità. Tuttavia, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi siamo tutti opera delle tue mani. Non adirarti fino all'estremo, oh Signore, non ricordarti dell'iniquità per sempre. Ecco, guarda, ti supplichiamo noi, siamo tutti tuo popolo. Le tue città sante sono un deserto, Sion è un deserto, Gerusalemme è una desolazione. La nostra santa e magnifica casa, dove i nostri padri ti celebrarono, è diventata preda delle fiamme. Quando avevamo di più caro, è stato devastato. Davanti a queste cose te ne rimarrai impassibile, o Signore? Tacerai e ci affliggerai fino all'estremo?